È il giorno dell'addio allo sfortunato Mattia, quello che in tanti a Sant'Orso si apprestano a vivere. Alle 15 la bara bianca con la salma del ragazzo di soli 15 anni, mancato da una settimana fa nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Verona, farà il suo ingresso nella chiesa di Santa Maria. Sarà scortata fino all'altare dagli affetti più cari e dello sfortunato studente dell'ITIS Chiesotti di Tiene, con in testa al corteo i genitori Sandra e Roberto insieme alla sorella gemella Marta, amici del paese e compagni di scuola. Dagli ultimi giorni di maggio Mattia Marchioro, questo è il nome dell'adolescente di Sant'Orso, era stato tra la vita e la morte fino a quando il suo fisico, non ancora adulto, non ha retto in seguito ai danni irreversibili provocato da due diverse patologie cardiache di probabile origine congenita che erano sconosciute prima del manifestarsi del malessere. Quel pomeriggio lo studente di prima superiore si stava recando in bicicletta a trovare la nonna in paese a soccorrerlo e chiamare il 118, un conoscente della famiglia. Da qui il trasferimento in tre diversi ospedali, al San Bortolo e infine a Verona, dopo aver consentito di tenere vivo un filo di speranza grazie alle procedure di rianimazione. Le migliori equip di cardiochirurgia sono state chiamate in causa. Solo un trapianto di cuore, impossibile in pochi giorni, avrebbe potuto garantire una possibilità di sopravvivenza a Mattia.